La nuova frontiera della microcriminalità in piazza San Marco è il sequestro del telefonino ai turisti che chiedono gentilmente di far loro una foto. Per restituirlo dopo lo scatto, i venditori abusivi che operano nella zona chiedono 5 euro agli sprovveduti visitatori, che quasi sempre pagano senza batter ciglio. La denuncia arriva dal presidente dell'associazione San Marco, Alberto Nardi, ed è confermata dal delegato comunale alle tradizioni, Giovanni Giusto. Abbiamo ricevuto molte segnalazioni su queste vere e proprie estorsioni e non da oggi, rivela, ma ai vigili non è mai arrivata una sola denuncia, il che è grave. Piazza San Marco è pattugliata 16 ore al giorno, dalle 8 della mattina alla mezzanotte, da due pattuglie della polizia locale. Basta rivolgersi a uno dei quattro che comunque sono sicuramente posizionati in piazza e denunciare quanto è accaduto. Se non si denuncia, non si riesce a entrare in azione. Stiamo progressivamente incrementando i servizi di pattuglia nell'area marciana, assicura Giusto. Gli effetti positivi del nuovo regolamento di polizia locale si vedranno tra qualche tempo. La piaga dell'abusivismo sarebbe però più facile da debellare con un po' di collaborazione da parte dei turisti. Vanno anche intensificati i rapporti con le altre forze dell'ordine. C'è bisogno di un coordinamento, quindi che parte dal prefetto, che passa dal questore, che è il coordinatore di quella che è anche la polizia locale. Quindi una specie di interforza che va a presidiare soprattutto le zone più battute di Venezia, quale appunto la piazza San Marco, che oggi è veramente in una situazione degenerante per quanto riguarda questa delinquenza.